been the object of someone's hate. Like you stood all alone. Have you ever felt this way? Have you ever been betrayed? Labeled words you just can't say. Suffered silently, wanting to be erased. There's a reason to believe again. Una bella iniziativa dei Vigili del Fuoco di Castellamonte, volontari, quindi del distaccamento, caserma a porte aperte, un altro modo per essere vicino alla popolazione e far conoscere il vostro operato. Sì, come ogni anno, nella settimana che va dal 9 al 15 di ottobre, si svolge la settimana della protezione civile, nello specifico il 13 ottobre è la giornata dedicata alla protezione civile, dove tutte le caserme dei Vigili del Fuoco vengono aperte al pubblico per sensibilizzare le persone alla difesa e alla prevenzione di quelli che possono essere i pericoli di ogni giorno. Nello specifico, il Comando Provinciale di Torino ha aderito a questa settimana, dando l'opportunità di aprire le caserme, sia permanente che volontarie, quindi abbiamo anche i colleghi di Ivrea, i colleghi di Nole e tra le varie caserme c'è anche Castellamonte, e ha fatto sì che molte famiglie con i loro figli potessero venirci a visitare e a vedere quello che sono i mezzi e le attrezzature che i Vigili del Fuoco utilizzano ogni giorno per operare al soccorso tecnico urgente. E numerose famiglie e tanti bambini oggi sono venuti e hanno potuto toccare con mano le vostre attrezzature. Assolutamente sì, poi sappiamo che i bambini sono sempre molto attratti da queste cose, hanno avuto modo di vedere i camion dei Vigili del Fuoco, di salirci sopra, di vedere quelle che sono le attrezzature. Nel modo più semplice possibile abbiamo cercato di spiegare loro quali sono le accortezze che devono utilizzare in casa per evitare situazioni pericolose e il modo in cui noi interveniamo per risolvere il problema con i mezzi e con le attrezzature a nostra disposizione e con la preparazione che ogni mese e ogni giorno facciamo sul territorio. Questa è una bella cosa per i bambini, perché subiscono il fascino dei Vigili del Fuoco, però è una cosa utile anche per gli adulti, cercare di capire cosa realmente fanno i Vigili del Fuoco. Assolutamente sì, innanzitutto molte famiglie non sanno che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è composto da una componente permanente a cui si accede attraverso un concorso pubblico e una componente volontaria a cui può accedere qualsiasi cittadino che ne abbia le caratteristiche e abbia un'età compresa tra i 18 e i 45 anni e che voglia entrare in questo mondo del soccorso per poter così aiutare il prossimo. Dopodiché anche loro hanno comunque avuto modo di capire quelle che possono essere delle situazioni di pericolo che molte volte si trascurano per la fretta, per la distrazione, per i mille impegni quotidiani che uno ha e quindi possono trasmettere ai bambini quelle precauzioni affinché non succeda nulla.